fossi così bravo ad avere una ricetta. Io credo che, insomma, bisogna continuare, Crippa, bisogna continuare a fare il cross, bisogna continuare, insomma i talenti li abbiamo, mi pare che noi abbiamo dei talenti, bisogna riuscire a non sprecarli, bisogna riuscire poi a coinvolgerli e giornate come queste non possono che aiutarli. Ieri sera abbiamo avuto un convegno con Renato Canova, ha detto l'uomo bianco può correre come l'uomo nero, confermi? Ma è vero, ma insomma l'uomo bianco può correre come l'uomo nero e si tratta soltanto di voler tornare a correre forte come facevamo un tempo. Il tuo libro... Ti sei scoperto scrittore, conoscendoti mi hai stupito. Che lo stai presentando gli scrittori sono altri, era una storia, era forse il momento di raccontare alcune cose della mia vita, come ho detto, una parte della vita, una parte che anche ci riguarda, è stata una parte molto bella, quindi insomma era forse un momento giusto per raccontare alcune cose. C'era un po' di più di... Io nel mio intervento ho parlato un po' più di disciplina, spirito di gruppo, programmazione, non voglio tirare le orecchie a nessuno, non voglio fare... Sì, sicuramente c'era uno spirito diverso, però io sono ora fuori per giudicare, posso giudicare in maniera macroscopica, quindi sicuramente la mia è stata un'atletica un po' diversa. Sei l'ultimo vincitore italiano del Campazzo, che effetto ti fa? Ma in realtà nessuno, perché io ormai sono uno spettatore, guardo la gara, vengo a vederla, questi ragazzi insomma sono... E intanto è stato cambiato il podio perché hanno messo Ande per sempre terzo, prima era addirittura secondo, finalmente questo abbiamo ricostruito Kibet poi a livello primo e De Riba secondo e Celimo terzo, che era, protestava vivacemente, l'hai visto anche tu Francesco, giustamente ha detto come sono terzo, mi mettete quello Ande. Che io volevo ho voluto dire ieri, che c'era anche un maggior rispetto lo vediamo qua, no? De Riba, scusa Giorgio, e poi arriva Celimo, invece hanno messo Ande improvvisamente, che è sceso contrariato dal terzo gradino del podio, ma insomma tant'è, Celimo è terzo, De Riba secondo e Kibet è primo. C'è stato un po' di disguido sul podio, finalmente l'abbiamo ricostruito come si deve e Ande è arrivato quarto, peccato per lui, comunque buon Campazzo sicuramente, insomma. Bene. E noi siamo praticamente in chiusura, caro Giorgio. La chiusura inaspettata e migliore che per me, perché... Questo è il podio giusto. James Kibet avanti a Tesfaye, De Riba e Paul Celimo.